Il bilancio in campionato fin qui parla eh, di 19 punti in 10 partite, 7 risultati utili di fila, una eh, sola sconfitta, 5 vittorie, 4 pareggi, leggermente eh, meglio in esterna e una media punti di 1,9. Quanto è stato importante prolungare questa striscia e quanto sarà importante continuare a prolungarla? Ah, sicuramente è fondamentale prolungare questa striscia perché ogni risultato che, che portiamo a casa eh, ci permette di, di comunque di avere più entusiasmo e, e preparare in maniera più serena la, la gara successiva. Eh, penso che stiamo abbastanza in linea con, con quello che c'eravamo eravamo programmati. E, e credo che stiamo, stiamo facendo le cose per bene le cose giuste per, per raggiungere il nostro obiettivo qual è invece il tuo bilancio personale fin qui ah, personalmente mi sto adattando a, a un ruolo che avevo lasciato un po da tempo però eh, con il mister ci stiamo lavorando tutti i giorni e, e niente sto trovando, sto trovando comunque un adattamento buono in campo e mi sto trovando bene Ecco, proprio a tal proposito, sei arrivato per giocare eh, da esterno alto nel 4-3-3. Eh, dopo il cambio di modulo, grazie alla tua duttilità tattica, Corini ti impiega come mezzala. Eh, come ti stai trovando in questa posizione? Come ti trovi? Sì, sì, ehm, eh, ripeto, è un ruolo che avevo lasciato un po da un po' di tempo, però l'ho ritrovato con, con estrema gioia. Eh, giocare a centrocampo comunque. Mi diverte poi, specialmente quando, quando cerco di aprire in fascia, eh, mi sento più a mio agio, quindi è un lavoro che, che richiede tanta, tanta freschezza mentale, bisogna, bisogna mh, ogni giorno comprendere sia dal mister che dai compagni, magari che eh, si ruba con gli occhi da tutti, quindi sono un gruppo forte e, e stiamo lavorando per per creare un, una sintonia giusta in, in mezzo al campo e, e il mister in questo è bravissimo. Quali o quali disattenzioni commesse nella gara con il Venezia non devono assolutamente essere ripetute sabato con il Frosinone? Ah, sicuramente ogni tanto stacchiamo, stacchiamo la spina per qualche minuto e sfortuna poi e, e in quei casi prendiamo gol. Eh, però... Questa è una squadra che, che può lavorare su, sulla concentrazione per, per mantenere sempre alta, alta la tensione. Quindi mh, bisogna lavorare un po', un po' su tutto. I nostri punti eh, di forza bisogna svilupparli, quindi andare a riconoscere le cose che facciamo bene e dobbiamo puntare su quelle. E poi per, per quanto riguarda le cose da migliorare, sicuramente ci sta lo staff che, che analizza bene tutte le partite e ci saprà dare indicazioni giuste. Sabato il Lecce è atteso in casa dalla gara con il Frosinone, la seconda consecutiva al Via del Mare ma soprattutto è atteso da un calendario fitto e con diversi scontri diretti Sì, al di là de, de la, del, della partita a scontro diretto col Frosinone abbiamo uh, un tour de force dai, abbiamo de, le, delle gare ravvicinate, tutti scontri diretti che, che sono fondamentali per, per la classifica quindi... Secondo me questo è, una, questo è uno dei mesi più, più fondamentali per, per la nostra squadra e per il nostro cammino, e bisogna, bisogna mantenere alta la concentrazione e, e niente, sarà, sappiamo che sarà difficile perché il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo e l'importante è stare, stare sempre sul pezzo e non, non abbassare mai la, la guardia. Per te con il Frosinone eh, sarà certamente una sfida diversa, eh, un decennio calcistico eh, per un calciatore eh, è, veramente, è veramente tanto. Che effetto ti fa eh, giocarci contro e che ricordi hai tra questi eh, ricordi anche importanti? Sì, 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 ehm, passati tanti anni a Frosinone mi sono trovato stra bene perché comunque sono stato accolto da, da piccolo e mi hanno, mi hanno cresciuto per, per tanti anni. Fa un effetto strano, eh. sono, diciamo, sono, sono abbastanza emozionato, anche contento e felice di affrontare questa sfida, perché ritrovo tanti compagni, tanti amici che si sono creati nel tempo. E, e niente, una partita, una partita che, che porterò sempre con me, sicuramente. Tanti compagni, eh hai avuto eh, li hai rincontrati anche qui eh, nel lecce e soprattutto poi hai ritrovato anche mister Corini eh, lui era all'inizio della sua carriera da allenatore a Frosinone tu invece muovevi eh, i primi passi eh, tra i professionisti che ricordo hai di quel Corini e cosa hai trovato di diverso nel Corini invece che hai rincontrato oggi guarda è passato tanto tempo però mi ricordo bene che eravamo in in lega pro e, e Ero molto giovane mi ricordo che comunque il mister aveva la stessa, lo stesso entusiasmo, lo stesso modo di allenare, la stessa, la stessa voglia. E um, mi ricordo che mi fece sortire in una, in una partita a Siracusa. E se non sbaglio, c'era. In quella partita ci fu un mancoso contro. Quindi... Eh, è simpatico questa cosa e, e niente era un ricordo sicuramente non nitidissimo perché è passato tanto tempo però eh, le idee che vuole il mister eh, il carisma che mette ai suoi giocatori è sempre lo stesso si percepisce eh, dagli abbracci e da quello che si vede in campo che siete un gruppo molto affiatato eh, che rapporto c'è tra di voi e come ti hanno accolto i tuoi nuovi compagni Ah, sicuramente tra di noi c'è tanto, tanto entusiasmo, anche perché ci vediamo veramente tutti i giorni, paradossalmente siamo più tra di noi che con le nostre famiglie, però ehm, sono stato accolto in, in maniera eccezionale, i ragazzi sono stati veramente tutti eccezionali e, e niente, ripeto, è un, è un gruppo forte, è un gruppo che... Che è unito, quindi è importante nel corso della stagione avere un gruppo del genere che nei momenti, quelli difficili, viene, viene fuori. Tu il Via del Mare lo hai conosciuto anche da avversario, eh, quando gli spalti erano pieni, secondo te? Quanto sarebbe importante avere i tifosi sui gradoni e che impatto eh, potrebbe avere questo clima, quel clima, eh, su chi viene a giocare eh, nel, nello stadio, nella Via del Mare? Guarda, io personalmente mi ricordo eh, una, una finale playoff e lo stadio era. Era bellissimo, eh, era, trasmetteva una carica bellissima e sicuramente giocare con un palcoscenico così gremito e pieno eh, è una forza in più per noi. E, però al momento non, non possiamo soffrire di questo, quindi dobbiamo dobbiamo stare ancora più concentrati e dobbiamo trovare ancora qualcosa in più dentro noi stessi per tirare fuori eh, la grinta giusta per, per affrontare ogni gara. E, comunque mi ricordo che qui a Via del Mare era una cornice stupenda e sicuramente quella partita la, la porto sempre con me.